Con allora, chi ci colleghiamo? Adesso ci colleghiamo e pensate, come una persona la cui ignoranza e incompetenza giustificano da sole l'importanza dei compiti che il governo gli ha affidato. Cioè? La sventagliata tanti, sarebbe ampia, però sì, in questo caso è l'ingegner Cane. Ah, lo immaginavo. Ingegnere? Cane! Vabbè. Ingegnere? Ingegnere? Ingegnere Cane! Cosa importa? Il caffè? Non lo so. Ingegner Cane, io a casa me lo devo fare da solo e lui guarda cosa un po' sta tirando? Le ingiustizie che sono in questo mondo. Bustine di zucca, la lingua, non iniziamo con quella lingua. Ingegnere, ha una vita invidiabile ormai, è un ufficio presidenziale, donne. Tra l'altro cosa starà bevendo? Cosa c'è? Che c'è? No, ingegnere, libere, libere, è fatta, eureka, incredibile, sapevo che avrebbe funzionato. Ma che cosa, ingegnere? Un ingegner cane? Sì. Riflesso in un cucchino da caffè? Sì. Appare come un ingegner cane capovolto con un cucchino da caffè in mano! Oh. Eureka! È incredibile! Scoperta. Devo subito mandare un cablogramma a Lunardi! Lo deve sapere subito! Cosa gliene frega Lunardi? Lo sanno anche i bambini di 2 anni. Non lo sanno anche i bambini, io ci ho studiato 4 anni! Che 4 anni? Con questi occhi di cane! Ecco, gli occhi di cane! Cino, metta via quegli occhi di cane! Sì, oh. Ecco! Lunardi è molto attratto da queste scoperte. Guardi che Lunardi a 2 anni avrà fatto questa scoperta come e poi tutti se ne sarà sbattuto le scatole. Dovevate vederlo ieri come era felice quando gli ho mostrato la mia prima scoperta scientifica. Quale? Scusi. Questa. No. Il metilo fatato! Ci siamo abbracciati per ore! Io, Lunardi! Non è una scoperta scientifica! Compagnoni questa, tutti insieme! Ma, ma è per questa scoperta che ha avuto questa medaglia gialla che porta sul cuore? Quella roba lì? Di rara bellezza, tra l'altro. Mi piace. No, è orribile. È di un gusto, guardi. Kitsch. È bellissimo. Come l'ha vinta, ingegnere? Ma questa ha fatto un record, di un nuovo record. Cioè? Pensate, 1500 cantieri aperti in soli 1000 giorni di buon governo. Porca un record miseria assoluto. Sapete cosa significa questo? Ce ne avete aperto 1,5 al giorno. Infatti. Questo non lo so, ci vorrebbe un calcolatore. Non è che ci vuole molto. Fisionomico per calcolare queste cifre. Cos'è un calcolatore? Scusi. Questo significa che abbiamo aperto 1500 cantieri sì, e non sì abbiamo la più vaga idea di come fare a richiuderli. Ah, su questo non avevo dubbi, guardi. Forse con la magistratura. A festeggiare i cantieri aperti. Ma com'è che hanno affidato a lei tutte le grandi opere? Ecco. Perché non ce ne rendiamo conto? Perché vedendola non è che tutta questa fiducia nasca spontanea. Stima. Senta, ma come pensa di affrontare il problema dell'alta velocità? Velocità, allora. È vero. Giusto, problema. Che cane. Avete saputo? Ma che cosa? Se ne parla. Se ne dispiaccio. Avevo chiesto a Marta di non parlare a nessuno di questo mio problemino. Ma Marta con l'alta chi? Velocità. Ma Marzotto? Sì, ma è successo una volta sola. Ma cosa? Ingegner Cane, si fermi. L'avrei voluto vedere voi. Ma dove? Sta fraintendendo, Un po' lo stress, un po' la tensione. Ma che stress? Il pensiero costante a quel paio di mutande lanciate lì, troppo vicine al caminetto. Ma cosa? E poi i cani della Marzotto che mi leccavano in mezzo alle dita dei piedi. Ma avrei voluto vedere voi se aveste avuto problemi con l'alta velocità. I treni parlavamo. No, d'altra parte ormai io alla mia età mi attacco all'ottimismo. Da anni. Ma si attacchi dove vuole. L'ottimismo è il profumo della vita. Vedo Marte Marzotto gonfio d'aria. Sì, certo.